Alle cisterne a Gioia Tauro è arrivato per parlare del suo ultimo libro, Oltre il terrorismo, l'ex generale dei Carabinieri Mario Mori. L'evento organizzato dal Movimento Italia Unita e dal suo leader, il giornalista Francesco Toscano, ex assessore della cittadina, ha visto una buona partecipazione di pubblico. Grande interesse ha suscitato la presenza del generale nella cittadina pianigiana. All'incontro, tra gli altri, era presente il consigliere regionale Giuseppe Graziano e il comandante dei Carabinieri della città, il capitano Gabriele Lombardo, insieme a tanti rappresentanti dell'arma. Affabile nei modi, ma deciso nella sua dissertazione e sicuro di quanto diceva, vista l'ampia conoscenza ed esperienza acquisita sul campo, il generale Mori, a margine della presentazione del suo saggio, si è concesso a delle domande provenienti dal numeroso pubblico presente e attento alla sua analisi. Parlare di terrorismo globale porta, a considerazione che l'Italia fortunatamente ancora non è stata colpita. Significa che i servizi segreti e l'intelligence italiana è un tantino più avanti rispetto ai terroristi, oppure c'è solo fortuna in questo momento? Non è fortuna, indubbiamente c'è il contributo delle nostre forze di polizia, specialmente per quanto riguarda la polizia di prevenzione, che è molto valida in Italia. Poi ci sono situazioni di carattere proprio storico che differenziano la nostra posizione, che è meno esposta di Francia, Belgio e altre nazioni europee. E molto dipende anche dal fatto che la presenza di cittadini stranieri sul nostro territorio è esigua se la rapportiamo a quella di altre nazioni. Tutto questo contribuisce nel suo insieme a fare sì che la nostra situazione sia leggermente migliore delle altre nazioni europee. Lei ha parlato che l'intelligence italiana eccelle per quanto riguarda i quadri, chiamiamolo così, la base, mentre i vertici sono ballerini come ballerina la politica. Si può fare di meglio? Si sta tentando di allinearsi, non so, alle intelligence che funzionano bene come quella inglese o quella israeliana? Si può fare di meglio considerando l'intelligence come una delle tante istituzioni dello Stato e nominare ai suoi vertici gente che prescinda dal colore politico del governo e rimanga nel tempo in quei posti per assicurare la continuità e la memoria storica di un ente come l'intelligence. Le schegge impazzite sono difficili da controllare perché vede un'organizzazione criminale che tenta di fare un attentato in Italia, in Francia. Ha bisogno di mesi di preparazione, di movimenti, di prove e quindi può essere intercettata. La scheggia impazzita, il folle che prende una macchina e si butta contro un gruppo di persone è veramente difficile da controllare. Si cerca di fare il possibile, ma dobbiamo tenere presente che un attentato di questo tipo è difficilmente controllabile. Oltre il terrorismo, indaga e riflette su come sia possibile uscire dall'angolo della minaccia del terrorismo islamista in Europa. Dopo il successo editoriale di Servizi Segreti, introduzione allo studio dell'intelligence, il generale ex capo del SISDE, fondatore del ROS dei Carabinieri, è tornato con un saggio illuminante sul terrorismo contemporaneo, focalizzato in particolare sulla matrice islamista del fenomeno. Ripercorrendone la genesi, dai pensatori della Jihad d'inizio Novecento fino al califfo al-Baghdadi e gli altri principali protagonisti, con un'ampia sezione di schede biografiche e l'ausilio dei dati statistici, Mario Mori analizza i meccanismi all'origine della minaccia in Europa e in Medio Oriente e rilegge l'evoluzione storica dei principali gruppi armati, proponendo al lettore soluzioni pratiche su come affrontare, contenere e superare d'ora in avanti questa sempre più pericolosa elemento eversivo, una guida utile sia per i neofiti della materia sia per gli esponenti delle istituzioni ai quali vengono offerti suggerimenti e indicazioni per combattere più efficacemente il terrorismo del nuovo secolo.